Buonasera a tutti gli amici web ascoltatori di Liberi.tv dello spazio Voci Radicali. Voci Radicali, ospite è Silvana Bononcini, la nostra amica Silvana Bononcini, e salutiamo. Ciao Silvana. Buonasera a tutti, ciao Riccardo. E il titolo di questa puntata è Quali speranze di politica per il 2013? Silvana, domandiamoci questa cosa e diamoci una risposta. Quali sono le speranze di politica per questo 2013? Dunque, io vedo una grossissima confusione, però posso parlarti delle mie speranze. Chiaramente. C'è comunque un sottofondo, ripete tutto quello che noi diciamo, ma speriamo che lo stia a sentire solo io. Comunque niente, io spero che veramente si faccia quella inversione di tendenza e si arrivi a dividere le persone, il mondo politico in riformatori e conservatori. Io ovviamente difendo l'agenda Monti e mi batterò perché Monti abbia dei voti. Innanzitutto vi do una notizia che Benedetto della Vedova è candidato al Senato ed è in testa alla lista in Lombardia. Sono molto contenta perché a suo tempo, evidentemente, la mia analisi e la mia scelta di seguire le politiche della vedova insieme a pochissimi altri, anziché restare in radicali italiani, si è dimostrata giusta, una buona analisi e spero che dia buoni frutti, anche perché quello che so io è una candidatura importante perché sarà importante la battaglia in Lombardia. Quindi, a parte la mia particolare soddisfazione, devo dire che una cosa molto personale, ma quando vedo Monti, rivedo la stessa ironia e la stessa limpidezza di sguardo di mio padre, una capacità di... Veramente. Come? Dico veramente, no, dicevo così. Quindi no, no, continua, continua Silvana, non mi stare ad ascoltare. Rivedo mio padre, rivedo... mio papà era democristiano, ma era la DC del 45-50, quindi altri tempi, ed era soprattutto un grandissimo liberale, e a questo mi ha abituato. Vedere Monti dire delle cose che non si sentivano da tantissimo tempo, con quella grossissima fatica, io ho deciso di credergli. Quindi voglio vedere cosa riuscirà a succedere da qui al giorno delle elezioni. Silvana, tu cosa rispondi invece a chi dice che Monti è un servo delle banche? Sì, potrei dire che sono tutte cavolate in quanto in Europa io vorrei ricordare che Monti, quando era commissario alla concorrenza, si permise di combattere e dibattere un grosso colosso multimediale quale era, non mi ricordo più se Microsoft o un altro colosso. Quindi ha una storia di liberale. È anche cattolico, ma però quando il fatto di essere cattolico resta un fatto personale e non lo si riversa nella politica o come è stato fatto in modo indecente negli anni passati da altri personaggi, per me ha diritto di
cittadinanza quanto la mia laicità. Ho capito. Silvana, quindi, a parte Monti, a parte nel panorama che tu vedi, altri esponenti si pongono dinanzi alla politica e alle prossime elezioni. Ad esempio, ci sono varie figure come quella del leader Bersani. Cosa pensi di Bersani? Non ti ho sentito. Non ti ho sentito. Silvana, ti volevo chiedere cosa pensi di Bersani. Bersani, se gli togli Vendola può essere una cosa accettabile. Lui è stato presidente della regione Emilia-Romagna, quindi lo conosco personalmente, lo conosco come una persona efficace, seria, responsabile. Ha un difetto, che è di origine comunista, di scuola e di pensiero, che può anche essersi evoluto, però il fondo è, non è, lo metto tra i conservatori, anche se lui probabilmente non lo è. È difficile, sai, andare a dire cosa può essere l'Italia fra 2 mesi, fra 2 mesi e mezzo, anche perché nel mezzo c'è la campagna elettorale, con metodi e argomenti assolutamente diversi. Io parlo adesso un attimo, io ieri sera mi sono vista il Fatto Quotidiano, che di solito è una martellata sugli attributi che non ho, però ieri sera devo dire un punto in quello grande show che è stato, e in quelle favole che raccontavano sia Berlusconi che Santoro, ho visto servizio pubblico, servizio pubblico, che ho detto? Il Fatto Quotidiano. E vedi che a quest'ora sono un po' suonata, intendevo servizio pubblico, e ho visto dare un punto, da parte, dare una solenne cazzottata a Travaglio, e su questo io devo dare merito a Berlusconi, perché una qua come quel giornalista io non l'ho visto mai, e l'ho visto in difficoltà. Finalmente gli ho visto sparire quel ghigno malefico dal viso, quindi. Però non è la politica quella, quello era uno show, e uno raccontava favole da una parte, Santoro le raccontava al pubblico in studio e a quello della Sette, che è un pubblico orientato verso sinistra. Per me la politica è un'altra cosa, e quindi voglio vedere cosa succede, cosa passa e cosa fanno anche quel 50% di italiani che ne sono disamorati, però dovrebbero, spero, decidano di prendere una decisione per i propri interessi, che sono poi gli interessi dei cittadini, qualsiasi essi siano. Silvana, tu hai parlato di Bersani, hai detto se non fosse per Vendola, quindi non consideri positivamente Vendola. Dobbiamo almeno questo pensare. Per niente. Come mai? Allora, a parte che lo conosco poco, l'ho visto addirittura stasera sulla Sette contro Fini. È una bella persona che viene bene mediaticamente, che però è prevaricatore, il dialogo con lui è difficile, e poi fa riferimento a una sinistra estrema che per me non ha ragione di essere. Possiamo parlare del referendum sull'acqua? Cioè, lui ha sostenuto pubblicamente un referendum in cui si diceva che non dovevano essere privatizzati i servizi
dell'acqua, poi mi risulta che in Puglia la distribuzione dell'acqua sia data dai privati, quindi lui politicamente dice una cosa e poi ne fa un'altra, quindi deve decidere se andare d'accordo con quello che dichiara oppure se racconta una cosa quando fa un comizio e poi ne fa un'altra quando si deve affrontare i problemi reali del governo di una regione. Silvana, abbiamo altri leader sempre candidati a queste elezioni. Uno di questi è Casini. E Casini cosa c'è da dire? Vuoi andare oltre? No, non vado oltre. No, guarda, è una sofferenza. E fortunatamente Benedetto è nella lista al Senato comune. Quindi lasciami perdere Casini perché... Va bene, dai. Siamo obiettivi però, perché altrimenti anch'io rischio di essere ideologico e non va bene. Io faccio una grossissima differenza in questo momento. Credo che sia importante proseguire il discorso di salvaguardia del conti dello Stato italiano. Bisogna riformare un'infinità di cose con una grande forza. E chi ha governato quest'anno, Monti, ha scelto di governare insieme al PDL, al PD e al centro. Io posso essere in disaccordo sui 4/4 meno 0,99 di quello che dice Casini in campo religioso, in campo di leggi genuflesse al Vaticano, però in questo momento l'obiettivo mio è la salvezza e il tirare fuori l'Italia da questo baratro in cui rischia ancora di andare. Casini comunque sia è sempre stato deciso sull'agenda Monti, e gli altri due per un verso o per l'altro, perché hanno in campagna elettorale hanno cominciato a dire di no e il PDL ha fatto cadere il governo, quindi io direi di ammirare la coerenza in questo senso. D'altronde lo stesso Casini, Confini, hanno detto che le categorie della politica cambieranno assolutamente e per me cambieranno, quindi se c'è Buttiglione al Senato, so benissimo che ci sarà anche un Benedetto della Vedova, il quale ha il coraggio del radicale, alla schiena dritta del liberale, e io a lui do supporto, perché sono profondamente convinta che anche se non ha scelto i diritti umani come priorità assoluta, come ha fatto Pannella, li ha ben presenti nella sua agenda. E a tutti ricordo che era parlamentare del PDL di Forza Italia, non mi ricordo, e andò da solo davanti a Palazzo Chigi, ben visibile, con un cartello pregando che Luana fosse lasciata andare per la sua strada, e aveva fatto un tentativo anche di portare gli altri del mondo cattolico a un compromesso che era stato accettato in altri paesi, che non era la nostra... non era forse quello che noi si auspicava, però era un compromesso che permetteva di far sì che una persona in stato di vegetativo permanente non fosse attaccata a un respiratore, a un sondino nasogastrico per l'alimentazione, non fosse costretta a vivere contro ogni sua volontà precedente. Quindi Silvana,
Dimmi. Volevo chiederti, abbiamo pochissimi minuti perché purtroppo il tempo scorre, tu sei molto interessante e ci rimane però un altro aspetto, visto che comunque lo hai richiamato Marco Pannella, e in Casa Radicale invece la Ho situazione appena com'è? letto la risposta che ha dato Monti a Marco Pannella, su quella lettera che lui aveva scritto. Io speravo che ci fosse un posto anche per i radicali in questo raggruppamento, però devo essere d'accordo con Monti nel fatto che l'amnistia non è una riforma strutturale. Io rivendico la mia grettezza, il mio limite culturale, però anch'io non vedo la riforma strutturale in quello che lui propone. Io spero che riescano i radicali italiani a raccogliere le firme e che vadano oltre il 4%. Silvana, a tal proposito, cosa pensi di queste liste di scopo? Te l'ho già detto, spero che ce la facciano, ma Sì, per ecco, però in sé, dei personaggi che li se ho presentano. seguito poco, io Ah, il ok. regista mi provoca in chat, però io Marco aveva un convincimento, quando ha un convincimento non lo smuove nessuno, e non so cosa riuscirà a fare, gliene ho viste. Gli ho visto fare tante cose, ottenere dei risultati, so che in molti della dirigenza stanotte iniziano uno sciopero della fame e della sete, so che la capacità di inventarsi delle azioni per ottenere dei risultati è grande, io spero che gli riesca, perché non essendo con radicali italiani, sono comunque convinta che siano una fucina di idee e di buona politica. Io spero che ce la facciano. Tra l'altro, non ho visto chi è candidato, non so se qualcuno dei militanti radicali italiani sappia chi sono i candidati. Io ho solo letto una dichiarazione di oggi di Amicone, il quale stava a dichiarare che non era vero che CL aveva scaricato Formigoni. Quindi credo che la confusione sia massima. Spero di vedere delle liste dei radicali con la R maiuscola, come dice Pannella, e spero anche di vedergli fare dei buoni risultati. Ho qualche dubbio, però. La speranza mia è che vivano le battaglie e i compagni radicali, quindi devo solo sperare che ce la facciano. Silvana, una domanda. Tu hai vissuto molti anni, penso, di elezioni e di volti politici di varia natura. Pensi che siamo arrivati a un punto di svolta? Cioè, pensi che l'Italia sia arrivata a un punto di svolta o si verifica puntualmente, non lo so, ogni 10, ogni 20 anni, una situazione in cui l'Italia deve uscire da una crisi? Io credo che debba cambiare, però ho poca fiducia in tante, cioè nella società civile una parte di questa si è addormentata, non ragiona, non usa i neuroni che ha in dotazione e ancora non per colpa completamente sua, ma perché abbiamo un sistema di informazione che sarebbero da mettere al muro solo per non essere non violenta. Quindi io credo che la confusione sia grande, però voglio sperare che anche molti riescano a capire che si debba invertire la tendenza, cioè non ha senso
l'apparenza ma la sostanza. Quindi se un giovane ha bisogno di un posto di lavoro, conviene che spenga un po' la televisione e pratichi la ricerca di questo. E ci sono tante situazioni che sono da cambiare, ma culturalmente credo che temo sia un lavoro lungo. Io ho 62 anni, che una 35 perlomeno li ho spesi per far cambiare culturalmente idee a questo paese. Quando ero ai tavoli, alle persone che incontravo, riuscivo col dialogo a convincerle, bisogna che questo dialogo ci sia in tutto il paese. Io penso che internet e le nuove tecnologie facciano molto, però ho qualche dubbio su quello che è stata l'educazione che i genitori della mia generazione e soprattutto quella dopo la mia hanno dato ai loro figli, per cui Silvana, credo io. sarà un grosso lavoro. Silvana, questo lo penso anch'io purtroppo, non avendo più tempo, avendo terminato il tempo a nostra disposizione, dobbiamo cedere la linea alla regia, a Donato Valpicella, anche perché subito dopo di noi c'è Claudia Sterzi con la sua rubrica Leggera Euforia. Di certo noi avremo altro modo di continuare Posso questa. dare una risposta? Sì, vai, come no. Mi chiede Donato, il nostro regista, se non ci fosse della vedova chi voterei? E Chi voterei voteresti? Radical, che cavolo di domanda fa Donato? Bene, bene, Certamente bene. che voterei le liste di radicali italiani, ma c'è della vedova. Va bene. Io ringrazio ancora Silvana Bononcini per il tempo che ci ha dedicato, per la cultura comunque che continueremo a diffondere nelle prossime puntate che ti vedranno protagonista Silvana. E saluto ancora i nostri amici ascoltatori, web ascoltatori che ci hanno seguito e cedo la linea a Donato Volpicella per il prosieguo delle trasmissioni. Grazie ancora a Buonasera a tutti, grazie a te tutti. Silvana. Ciao. Buonasera.